Ciao a tutti, sono Samuele, faccio parte del team di Opera Life. Durante questa quarantena ho scoperto alcuni libri che vorrei condividere con voi. Partiamo subito con due libri un po' più leggeri, diciamo. Abbiamo Lorenzo da Ponte, Io Don Giovanni, scritto da Bruno Di Geronimo e Giorgio Fabris, che narra appunto della vita di Lorenzo da Ponte, che non tutti sanno che oltre ad essere librettista di Mozart è stato anche un libertino, quindi una figura decisamente affine a quella di Don Giovanni. Poi ho Le Divine, scritto da Renato Tomasino, scusate, che permette di dare uno sguardo sulle prime donne dal barocco fino a oggi, quindi ripercorre la vita e le figure di alcuni importanti cantanti. Poi c'è anche il libro di Beatrice Venezzi, che purtroppo non riesco a farvi vedere in versione cartacea. È un libro molto interessante, si intitola Allegro con fuoco ed è scritto da Beatrice Venezzi, che è una delle più importanti direttrici d'orchestra del panorama italiano. Per chi vuole una scelta un po' più audace, ho Giuseppe Verdi e il Risorgimento, che consiglio soprattutto a chi è interessato all'aspetto storico anche della vita di Giuseppe Verdi, e il Gödel Escher Bach, scritto da Douglas Hofstadter, che devo dire è abbastanza complesso, ma permette di capire anche l'importanza della matematica che c'è dietro alle composizioni di Bach. Vi voglio anche ricordare che numerosi teatri italiani e esteri hanno attivato un servizio di streaming, quindi andando sui siti dei teatri potete ritrovare opere da seguire e da vedere anche da casa. E per questo vi voglio anche ricordare che il Metropolitan Opera di New York condivide un'opera al giorno per 24 ore e potete quindi vedere opere interessantissime, davvero belle, delle produzioni del passato. Vi consiglio anche il film Pavarotti, un documentario sul grande tenore italiano, sul grande Luciano Pavarotti, e il film Florence con Meryl Streep che interpreta Florence Foster Jenkins, una grandissima aristocratica appassionata appunto di opera del primo Novecento americano. Poi vi ricordo anche che potete guardare sul sito di Opera Life, dove potete trovare tutti i nostri numeri, quindi riguardare e rileggere articoli e interviste del passato. E seguendo la nostra pagina Instagram invece potete vedere ogni giorno nuovi contenuti, dirette e interviste live con importanti ospiti. Quindi un abbraccio e a presto!